il microfono che c'è di lì c'è anche di qua. Ciao ragazzi, anche su YouTube comunque. Siamo anche su YouTube, oltre che sto qui a chiacchierare con voi, anche su YouTube riusciamo anche a parlare un attimino. Devo comunque prendere anche l'altra webcam e cercare di capire bene se la web funziona per un'altra cosa, perché tutte e due devo tirarle fuori, tutte e due, sia uno che quell'altra. Visto che quell'altra comunque riusciamo anche ad avere un po' più di spazio, ma 20 minuti al countdown, quanto manca? 24. Allora, aggiorniamo un attimo la pagina qui, sperando che non succeda niente. Pam 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 pam. No, forse succede qualcosa, dai che ci siamo. E qui vanno in onda anche un po' prima, no? Voi che dite? Sì, vanno anche in onda un po' prima. Perché? Sì, vanno in onda un po' prima. Oh, perfetto, perfetto. Allora facciamo così, opla e... No, facciamo opla e Ora poi partire. opla. Ok. Così almeno sono sicuro che quando inizia la partita la faccio partire. Allora, e di qua ci siamo. Ragazzi, ci siete o no oggi? Riuscite a sentirmi? Riusciamo a cercare anche di fare qualcosa sia su Facebook che non su... voglio provare a vedere un po' qual è la situation. La situation. Qui comunque l'audio si sente solamente dalla... oh Madonna, quasi quasi io metto anche audio qua. Metto anche audio qua, metto audio anche qua, 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 qua. Bene, bene. Bene, che così almeno sentiamo anche la partita, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Niente, che vi posso dire? Dai raga, dai raga, dai raga, dai raga, dai raga, andiamo. Andiamo dove? Dove? Come finirà la partita, ragazzi? Secondo voi Bologna-Verona? Per me... Devo andare su YouTube. Ah sì, ok, perfetto. Si può dire anche le parolacce, no? Penso proprio di no. Ma che comunque molta gente mette il mi piace ovunque. Il mi piace ovunque. Mette il mi piace qua, mi piace là, mi piace su. Spero che la partita... Allora, qua no. A volte mi dicevo che... Ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Bella questa cosa. Campionato di Serie A. Non di Serie B. Di Serie A. Beh, comunque ho condiviso, eh. Io ho condiviso sulla pagina, poi... mettiamo un paio di cose e vediamo un po' che... Che c'è? Ritorniamo sul nostro canale. Torniamo ancora un po' di aspettare un attimino. Oh, adesso sì, sotto i miei occhi. Finalmente. Finalmente sotto i miei occhi. Quanti mi piace ho messo io? Boh. Quanti mi piace ho messo? No, aspetta, questo qua mi piace di... Sì, no, è giusto, è giusto. È quello dove io in teoria sto mettendo la partita. Volevo uscirne così, indenne. Si può dire, posso uscirne così, indenne. Mettiamo che vinca il Bologna, dai. Mettiamo che vinca il Bologna. Io credo che il Bologna ce la fa, eh.
Il Bologna c'è oggi, secondo me. Sì. C'è anche alla grande. C'è anche alla grande. Però una cosa, solo amici, invia ora. Ma cos'è che invio io? Perché condivido? No, ma è giusto. Condividi ora. Vediamo un po', io ho condiviso, eh. Ho condiviso non so dove. La mia storia. Proviamo, condividiamo. Vediamo un po' quanta gente entra poi dopo. Se magari non entra o no. Bisogna sostenere, giusto? Pubblica. In sé ci sono anche i sottotitoli. Che figata! Ci sono anche i sottotitoli. Questo era il preset. Allora, quanto manca? Manca ancora un quarto d'ora. La del calcio ha detto che sì, qualche giocata c'è effettivamente simile a Ibrahimovic, lo ha ammesso. Oggi c'è curiosità, insomma, di rivederlo in casa dove spesso si esalta. Mentre per quanto riguarda il Verona di Marco Baroni, vi sottolineo la presenza di Centonze e non Chachua come terzino, la prima da titolare. Mentre per quanto riguarda gli altri giocatori, la novità è là davanti perché c'è Swiderski, ancora una volta confermato Noslin, non c'è quindi Tomarri. C'è sempre questo discorso legato, insomma, alla punta, all'attaccante. Baroni oggi ha bisogno di dinamicità e velocità. A te, Maria Pia. Grazie mille Ale. Sì, velocità, dinamicità. Domando a te, Ale Budel, invece, quali sono le caratteristiche che deve mettere in campo il Verona per una sfida che in trasferta, la vede aver vinto solamente un incontro in questa stagione, si risale alla prima, dell'andata contro l'Empoli. Che cosa deve mettere in campo contro un Bologna che davvero sta volando sulle ali di entusiasmo e gioco? Ma sicuramente questa è una squadra compatta, sa giocare compatta perché adesso è tornato anche questo nuovo modulo a 4 dietro Baroni che comunque gli dà grande solidità. Adesso anche giocatori di gamba, giocatori che sono bravi a ripartire, ha aggiunto a gennaio giocatori anche di qualità oltre a giocatori di gamba, quindi credo che abbia le caratteristiche che per mettere in difficoltà il Bologna, che sicuramente è in ottimo momento di forma, ma questa è una squadra da prendere comunque con le pinze. Assolutamente, vediamo, come la sta prendendo Marco Baroni, l'ho sentito per noi, Ale De Giuseppe, poco fa. Che garanzie anche di continuità le sta dando Noslin là davanti? Perché comunque ha diversi giocatori a disposizione, però conferma lui. Ma guarda, ci serve mobilità, ci serve aggressività, ci serve gente che corre. Lui Riusciamo anche a fare anche questo, togliere, a mettere, a disfare, non mica disfare. Avete sentito appena adesso le novità della squadra? Credo che le novità della squadra sono ottime per il Bologna, eh? No? Voi che dite? Per me avanza, avanza, avanza. Per me oggi il Bologna comunque vince. Abbiamo possibilità anche di vittoria. Ecco, no, così almeno mi si vede abbastanza bene. Abbastanza bene. Ma quando è che comincia però comunque? Incomincia alle... Manca 10 minuti comunque. Ne manca di tempo. Ne manca proprio di tempo 10 minuti, raga. Allora, siamo... io ho spostato la webcam esattamente adesso, ragazzi, l'ho spostata da un'altra parte. Su YouTube per il momento chiacchiero con voi in questo modo. Se volete scrivere, benvenuti comunque sul canale.
vediamo di cambiare un po' anche l'impostazione, vediamo un po' anche di capire bene come interagire con voi, ecco. Fino alle 11, dai, facciamo una bella chiacchieratina insieme. Insieme, allora, quello lì aperto, boh. Il mio PC che va a meraviglia. molta gente comunque lo criticava, criticava il mio PC, diceva è una ciofeca, ci ho aperto un casino di cose, siamo anche su Twitch, se non esplode adesso. Comunque stanno facendo vedere il campo in questo momento a tutti quelli che mi seguono, comunque cerchiamo di scrivere e di mettere anche un qualcosa di bello, un ciao, come stai, tutto bene ragazzi, come state, come avete passato la giornata oggi, come avete passato la giornata. Ma comunque io questo qua, allora, la community, no, perfetto, no, questo qua lo lascio acceso, solo per spiare. Solo per spiare, perché se siamo uno, due, tre, la pipina la fa il caffè. Che vi devo dire? Cos'è che vi devo dire? Ah, il Verona comunque si deve salvare, dalla serie, si deve salvare la serie B per andare in serie B, ecco. E il Bologna comunque, il Bologna ha il suo quinto posto insieme all'Atalanta che è al quarto posto, pari punti, adesso non mi ricordo più quanti ne ha, una bella partita sarà ragazzi. Beh comunque adesso mi sentite parlare nell'attesa in cui c'è ancora l'iniziare, ma poi dopo non mi sentite parlare, soprattutto su quelli di YouTube, e invece su quelli di Facebook cerchiamo anche di vedercela un pochettino, cercare anche di chiacchierare insieme a loro dopo tanto tempo che manco da Facebook, anche se sulla pagina, anche se sulla pagina che ho visto che comunque molti, oh no aspetta, no, quanto tempo, boh, vabbè. Ci vorrà anche il suo di tempo, Allora, che ore sono? È 36. Devo cercare anche di viaggiare con il mouse. Vediamo un po' che c'è la pubblicità. Da quest'altra parte comunque. E la pubblicità. Ditemi voi, raga. Che avete fatto oggi? Cosa avete combinato oggi, raga? Devo anche mettere il timer. Oh, sono dimenticato anche di tirare fuori il timer. Ecco un'altra applicazione. Il mio PC dice, oh no, non aprimi 50.000 applicazioni. Che sto morendo. No, a quanto manca? Manca 7 minuti. Io mi auguro di non avere fatto una cazzata oggi,
qui. Speriamo. Io ti ho mantenuto questa pagina qua aperta. Che non sia quella o questa. Che non sia questa o quella, perché quella di Facebook era esattamente c'è. Allora, quelli 6 minuti, no, dai, l'ho beccata giusta, dai. Ho beccato quello che dovevo beccare. Intanto che ci sei, comunque, vieni all'interno della pagina e dai una sbirciata. Allora, mi tocca accendere altre due finestre. Mancano 5 minuti, comunque. C'è ancora pubblicità. Andremo a sentire anche un po' di... Ok, ci siamo. Purtroppo c'è... The goal! La pubblicità della... The goal! Oh yes. Buonasera da Gabriele Giustiniani e Alessandro Bude e benvenuti al Dall'Ara. Se a Bologna i porti ci tengono in piedi le case, come dice Samuele Bersani, c'è anche una squadra che vuole tenere in piedi un sogno. Da queste parti nessuno vuole svegliare il Bologna, ma stasera prova a farlo l'Hellas di Baroni, gasato dopo il pareggio con la Juve e con la missione di mettere la testa fuori dalla zona salvezza. Bologna-Verona apre la 26esima giornata di Serie A, un sogno e un obiettivo, l'Europa per il Bologna, la salvezza per l'Hellas. Queste sono le scelte per quanto riguarda Thiago Motta, che davanti conferma ovviamente Zirkzee, Ndoi va a sinistra, Orsolini confermato a destra, in mezzo ci sono Freuler e Fabian, panchina per Calafiori, giocano dietro Christiansen, Lukumi, Beukema e Posch, il portiere è Skorupski. Per quanto riguarda invece il Verona, recupera Serdar, non c'è soltanto Cruz, e allora Baroni conferma la difesa a 4 con Sentonz da una parte e Cabal dall'altra, Davidovic e Magnani davanti a Montipò, in mezzo Duda e per l'appunto Serdar. Foloruscio dovrebbe partire a sinistra, Suslov centrale, Noslin a destra dalla stessa posizione dove ha fatto gol con la Juventus, il punto di riferimento lì davanti scelto dall'allenatore del Verona è ancora una volta Świderski. Squadra in campo, le porte abisso, premium spot, poi cominciamo. Siamo qua. Comunque io sul mio canale faccio quello che voglio, ragazzo. Faccio quello che voglio, non mi interessa che tu mi dici puoi non parlare, per favore. Mi sono vai su altri canali, ciao. Sentiamo. È giusto interpellare anche le persone che entrano o non entrano. Però l'avevo detto già dall'inizio, Nell'attesa in cui doveva ancora incominciare la partita parlavo. E poi stoppavo. E Baroni, che evidentemente vivono momenti di classifica diversi. 4 vittorie di fila non si vedevano dal 67 qui al Dall'Ara. 10 vittorie su 13 se la classifica fosse solo. Comunque a 4 ha dei giocatori di gamba, a Suslo, Foloruncio, tutti i giocatori Świderski, giocatori che possono dar fastidio, possono ripartire, squadra complicata.
squadra complicata, squadra nuova l'Hellas Verona, mentre le squadre ovviamente sono schierate sul terreno di gioco. 45 punti per il Bologna, gli stessi dell'Atalanta, che però ha una partita in meno. Thiago Motta ha detto: stiamo lottando per qualcosa di più grande rispetto a noi. La sensazione è che sia un Bologna molto leggero e disinvolto. Io vi ricordo che in occasione della 26esima giornata di campionato, Lega Serie A sostiene un'iniziativa molto importante, quella che vedete, del World Food Program dell'ONU, che permette di condividere pasti attraverso Share the Meal, la prima app contro la fame nel mondo. I due capitani, Davidovic da una parte e Ferguson dall'altra. Dobbiamo presentare anche la squadra arbitrale, c'è Abisso con Di Monte e Bresmes con il quarto ufficiale che è Camplone, al VAR c'è Sozza, ed è una serata molto importante sia per il Bologna che per l'Hellas Verona. Oggi per l'Hellas serve una grande prova, un Hellas che in trasferta ha vinto solo una volta ed era ad agosto contro l'Empoli, però ha pareggiato 0-0 con il Monza e ha fermato la Juve sul 2-2. C'è gente nuova con voglia di dimostrare. Folorusso, abbiamo visto poco fa inquadrato, ha fatto un gol clamoroso contro la Juventus, tra i più belli del campionato. Zirkzee infiamma la folla, c'è tutto Ale per una grande serata. Sì, c'è tutto, hai fatto bene anche a ricordare il gol di Folorusso, veramente tra i più belli di quest'anno, però appunto per dire che è una squadra di grande qualità. Poi c'è da dire del grande campionato che sta facendo il Bologna con quel numero 9 lì davanti, che ci sta facendo davvero divertire tutti i tifosi del Bologna, ma credo anche tutti gli amanti del calcio. 9 gol e 3 assist fin qui per quanto riguarda Zirkzee, ovviamente confermato al centro dell'attacco. Baroni fin qui non ha trovato alibi, ha sempre lanciato messaggi positivi anche nei momenti più bui, ed è lì che è uscita la società, rinnovandogli la fiducia e consegnandogli una squadra da assemblare in poco tempo, ma sembra che sia già nettamente in anticipo sulla tabella di marcia. Si parte dall'area, il primo pallone lo muove l'Hellas Verona. Cabal, Folorusso prova ad andare via, immediatamente chiuso da Stefan Posch, confermato come detto, come immaginavamo, anche in formazione. Folorusso sulla sinistra, Suslov in mezzo, Noslin a destra e Svideschi che fa la punta. Duda torna indietro, Montipò gioca il primo pallone. Sarà interessante capire quello che sarà, Ale, l'atteggiamento da parte delle due squadre e che tipo di scenario metterà subito in piedi il Bologna. Intanto però occhio alla Verona che prova subito a presentarsi, palla catturata da Andoi, rilancio di Christiansen, comodo ancora verso il numero 11 che con serenità mentale e tecnica aggira l'avversario e prende il fallo. Sì, anche prima bravo Suslov, perché dall'esterno viene sempre dentro al campo, ha forza nelle gambe, baricentro basso, qualità, quindi può dar fastidio questo giocatore sulla tre quarti del Bologna. Lukumi, Beukema, apertura troppo esterna verso Riccardo Orsolini, anche oggi gioca dall'inizio il numero 7, ad un passo ad andare per la seconda stagione consecutiva in doppia cifra. Tutte le telecamere vanno ovviamente su quello che forse è il personaggio, è l'architetto di questa meraviglia, vale a dire Thiago Motta. Molti dicono dopo l'Inter la squadra che gioca meglio di tutto il campionato. Beh, c'è, da dire, sì, c'è da dire che sta facendo un grande lavoro Thiago Motta. Questa è una squadra comunque che gioca a memoria, ma che lavora anche soprattutto sui concetti di gioco, no? Perché tanti non danno posizioni, non hanno posizioni fisse in campo, si muovono a seconda di dove è il pallone, a seconda di come andare a cercare lo spazio. Quindi davvero concetti nuovi per Thiago Motta. Davidovic lancia in profondità, dal mercato di gennaio ha preso anche la fascia di capitano, dunque ulteriore responsabilità per lui. Abbiamo esaltato Thiago Motta, Ale, io penso che dobbiamo esaltare anche questo signore qui che vediamo inquadrato, perché come ti dicevo prima non ha mai trovato alibi, ha sempre mandato messaggi positivi nonostante il momento non fosse esaltante, mentre qui c'è un contrasto duro tra Folorusso e Orsolini. E obiettivamente io non ricordo a memoria una squadra che ha avuto nel mercato di gennaio un cambiamento così totale e sia riuscita comunque a tenere la barra dritta, anzi a migliorare la sua posizione. Sì, è vero, ha avuto un cambiamento radicale comunque questa squadra a gennaio, però lui è stato bravo sicuramente ad assemblare la squadra in maniera corretta. C'è da dire che sono stati presi secondo me anche dei buoni giocatori a gennaio, quindi comunque la rosa è migliorata e questo va dato atto anche alla società, con un budget però clamorosamente diverso, perché ovviamente sappiamo la situazione finanziaria del Verona. Ha maggior ragione da trovare, esatto, i meriti, e che ha trovato questi giocatori a Sciansoiano ovviamente e tutto lo staff.
Intanto prova a distendersi il Verona, che si presenta al limite proprio con Suslov, ce l'aveva sul mancino, il piede forte, palla però non prende troppa velocità, allora Skorupski può bloccarla. Per chiudere brevemente il discorso sul Verona, nel mercato di gennaio sono stati incassati 40 milioni, non pochi. No, non pochi, anzi per rimettere a posto comunque i conti della società, però giocatore tipo Suso l'abbiamo visto anche in questa come situazione, no? Bravo a andare via, sempre con questo baricino attaccato a terra, la palla sempre vicina, qua forse doveva appoggiarsi sulla sinistra, poi un po' egoista nell'andare al tiro. Qui ha visto ferma il gioco, ci siano dei problemi. Ai ai ai, forse sono proprio problemi per Abisso. Tra poco magari facciamo un salto dalle parti di Alessio a bordo campo per avere qualche delucidazione, ma credo che ci siano proprio dei problemi per il direttore di gara. Forse ha messo male il piede. Sì, probabilmente sì, ha messo il male, o si è scontrato magari con qualche giocatore, preso forse, si è slocato magari la caviglia, magari si è girata male. Adesso vediamo, ha chiesto aiuto al massaggiatore del Bologna, tra poco fa le indicazioni di Baroni a Suslov, ha detto passala, non tirare sempre, mentre qui ne approfitta Thiago Motta per parlare con Orsolini. Momento di impasse dopo 4 minuti e mezzo per valutare le condizioni del direttore di gara, brutto segno quando si toglie la scarpa. Sì. Adesso vedremo insomma se a prendere il suo posto eventualmente sarà Camplone, non a caso le telecamere vanno a pescare il quarto ufficiale, come spesso avviene in questi casi, in emergenza, il quarto uomo che prende il posto. Qui rivediamo il momento in cui ha visto se è fatto male. Sì, probabilmente si è proprio girata la caviglia. Adesso viene fasciata, è chiaro che bisogna capire poi come reagisce. Prima interruzione dunque, dopo 5 minuti, un po' poco ovviamente per trarre un bilancio di quello che è stato. Anche perché ha giocati due forse. Sì, esatto, veramente complicato. Però insomma ci dà l'opportunità per analizzare un pochino, no, quello che è il momento e in generale il campionato di queste due squadre. Abbiamo parlato del Verona, Bologna oggi ha davvero una grande occasione, Ale, perché se guardiamo la classifica ha gli stessi punti dell'Atalanta, 45, anche se squadra di Gasp ha una partita in meno, però è una partita complicata perché va a San Siro con il Milan, e il Bologna oggi può andare virtualmente al quarto posto. È un obiettivo l'Europa che sembra ormai sdoganato anche a livello di parole, diciamo così. Però qui c'è anche la possibilità del sogno, di un sogno Champions. Sì, sì, obiettivamente ci deve puntare. Sicuramente l'Europa, il Bologna deve puntarci, perché ormai è lì e ci deve credere fino in fondo. Ma una volta che sei lì, anche puntare al quarto posto sarebbe veramente un traguardo storico e importante per il Bologna. Anche perché c'è la consapevolezza, insomma, di, e lo ha detto anche lo stesso Thiago Motta, che paradossalmente si è un po' più aperto, no, rispetto alle ultime conferenze dove è sempre stato molto duro, molto abbottonato. Detto sì, è chiaro, stiamo lottando per qualcosa di più grande di noi. Poi è andato anche a parlare di un discorso contrattuale, perché sappiamo che Thiago Motta comunque è in scadenza, e diciamo che le richieste sicuramente in estate non mancheranno. Però ha sottolineato quanto siano stati importanti i tifosi, l'ambiente, e questo ha detto: nella mia decisione comunque peserà, perché è vero che sono un professionista ma non sono un cyborg, sono comunque un essere umano, e questo ha un suo peso. Beh, probabilmente ha trovato anche una certa affinità, no, con questa piazza, si trova talmente bene, anche perché lui comunque ha dato tanto e penso gli stanno dando tanto anche i tifosi e la città stessa. Eccolo il cambio, che per una volta è per la terza squadra, quella arbitrale, e dunque Abisso a fare il quarto ufficiale e Camplone dirigerà la partita. Primo piano anche per la dirigenza del Bologna in tribuna. Progetto questo che parte ovviamente sì dal campo, ma ha una sua origine in Sartori, in Saputo, in Divaio, tutto un lavoro dietro. Qui invece Maurizio Seti, presidente del Verona, che ovviamente sta vivendo momenti non semplicissimi, ma sta provando a tenere la barra dritta. Io vi ricordo che in app è presente 6 e vinci, il nuovo concorso premi di DAZN, in cui potete provare
ad indovinare sei risultati esatti dei match di questo weekend. Partecipazione al concorso è gratuita e si può giocare direttamente dall'app di DAZN, sia da mobile che da tablet, per cui approfittatene. Palra Zirze, è stato anche lui, Novale, un po' il personaggio della settimana, in intervista ha detto di seguire obiettivamente Ibrahimovic e di ispirarsi anche un pochino a Ronaldinho. Insomma, è un giocatore che si presta a tanti paragoni, anche se poi un giocatore forte, Gallo, questo. Un giocatore di una qualità immensa, ma anche al di là della qualità e della fisicità di questo giocatore, vede il calcio in maniera diversa, no? Rispetto agli altri, perché ha dei tempi di gioco importanti, vede prima. Un giocatore di altissima qualità anche proprio mentale, intelligenza calcistica parlo. Giacomo Camplone pronto a sostituire Rosario Abisso, che deve abbandonare il campo. Arbitro che ovviamente, così come tutta la squadra di campo, ha effettuato il riscaldamento. Anche Thiago Motta in zona per cercare di capire le condizioni del direttore di gara. Non so se ti è mai capitato, Ale, una situazione del genere, se, come dire, un'interruzione così lunga poi è un problema per alcuni giocatori, perché tu sei entrato concentrato in un certo modo, uno stacco così netto. Sì, magari sì, può esserlo, però basta che ti tieni comunque caldo, che inizi a muoverti, vedi stanno comunque muovendo il pallone, stanno muovendo un po' tutti, riprendi comunque in maniera abbastanza tranquilla. Primo piano anche per Marco Baroni, che è arrivato qui per giocare la sua partita. Mellas, che ovviamente ha riconosciuto la forza del Bologna, ma non per questo parte già battuta, tutt'altro. Insomma, una squadra che, come sottolineavamo, nelle ultime settimane soprattutto ha vissuto momenti di svolta, a partire per esempio dallo 0-0 con il Monza, perché prima di quella partita Dallas ha preso gol in tutte le sei precedenti partite, e per una squadra che deve chiaramente salvarsi non è proprio un dettaglio. Non è stato un cambio velocissimo, no. Diciamo così. Secondo me è più difficile per lui, perché comunque senza riscaldamento, così a freddo, deve essere bravo quest'oggi comunque Camplone. Bocca al lupo ovviamente anche al nuovo direttore di gara, dunque. C'è anche un po' di ironia da parte del Dall'Ara. Ti assicura che ci siano tutti in campo. Beh, lì dovrebbero stare già attente le squadre, più che altro. Sì, diciamo, si può proseguire. Lukumi pressa subito. Zvidersky, Posce, Skorupski. Tocca così e così, Posce deve uscire da una situazione non semplice. Pressa forte Folo Ruscio, Posce però con grande calma allontana. Altro contatto, calcio di punizione. Primo fischio da parte di Camplone, intervento su Ferguson. Qua Magnani un po' troppo irruente su Ferguson, poteva anche aspettare e intervenire dopo, anche perché è stato bravo a mettere il corpo Ferguson. Lukumi. Bassi sia Freuler che Fabian, anche se poi Fabian lo sappiamo ha caratteristiche di inserimento acclarate. Qui palla verso Orsolini, Cabal molto attento, rimessa laterale. Sì, molto bravo qua Cabal a fare la diagonale, metterla fuori, il fallo laterale sull'ottima palla in profondità per Orsolini. Posch si muove, Zirze, la palla è dentro l'area per Fabian, si allunga la maglia del numero 80 e poi per una porta via la rimessa dal fondo. Rischiato a tirare, sì, così tanto la maglia, comunque, perché si era allargata parecchio la maglia danni di Fabian. Tutto esaurito praticamente al Dall'Ara. È un entusiasmo che è percepibile anche per le strade della città. Se la prende comoda il Verona, che gestisce con Davidovic e appoggia a Montipò. Lancio in avanti dopo di testa di Lukumi. Poi arriva Duda, c'è il tentativo di recuperare il pallone. Vuole battere subito l'Hellas Verona, può essere
un'idea intelligente. Palla tagliata forte, Noslin la tiene viva. Foloruscio prova a puntare, non riesce a prendere velocità su Posch, che poi scorta il rinvio dal fondo. Sì, molto bravo Posch qua a far uscire questa palla dopo che per ultimo l'ha toccata Foloruscio. Pronto ad andare Skorupski, oggi gioca lui. Thiago Motta li ha alternati i portieri in questa stagione, lui e Ravaglia. Lancio lungo, Zirkzee si avventa sul pallone, scontro con Davidovic che rimbalza sul numero 9 del Bologna. Christiansen, Lukumi. Infatti la partita è cominciata da quando è entrato il nuovo arbitro. Posch lungo, ancora a cercare Fabian, come vedete parte come mediano ma solo sulla grafica della formazione, anche perché penso che Bologna sia la squadra più lontana dal ruolo fisso, diciamo, che ci sia in Serie A in questo momento. Sì, perché magari anche il trequartista viene incontro, si inserisce all'esterno, veramente c'è un interscambio di ruoli incredibile anche con gli esterni bassi che sono sempre pronti. Fabian gira, Ferguson, muro, poi Świderski, non bene, rimessa laterale. Sì, qua Świderski deve essere un pochettino più preciso, adesso si è messo lui sotto punta con Foloruscio sull'esterno. Fabian e Zirkzee pronti a ricevere, Orsolini non la tiene, Foloruscio ripiega e allontana. Lukumi, Beukema, adesso Noslin, adesso arriva anche Świderski. Lukumi, piazzato nella Sverona, tutto nella propria metà campo, chiaramente il Bologna che attende il momento giusto per valutare quando attaccare. Christiansen, Doi all'indietro, sembra quasi riposare col pallone tra i piedi il Bologna. Adesso si abbassa Freuler, si alza Świderski, si alza anche Noslin, eccolo Lellas che arriva in pressione con Suslov e costringe Christiansen ad andare in profondità, palla recuperata. E vedi il Verona comunque bravo, no? Tenere comunque, stare sugli appoggi, non far giocare la squadra avversaria corta, perché poi non è che sta difendendo bassa, anzi difende abbastanza alta con linee molto strette. Duda nel traffico, si fa rubare il pallone da Ferguson, adesso va vicino Zirkzee, taglio di Fabian sulla corsa, chiusura da parte di Serdar, non ha finito però il Bologna. Andoi contro Duda, resiste, indietro Christiansen, Freuler, Ferguson mette fronte alla porta, poi Christiansen chiuso, poi Suslov deve gestire Sentons, riesce ad allontanare ma il pallone ce l'ha il Bologna. Adesso prova ad alzare il baricentro, Lukumi, Posch, per il momento non alza il ritmo la squadra di Thiago Motta. Fa anche bene, perché deve far uscire il Verona, diciamo, dal proprio nido, cercare poi di trovare più spazi, non è assolutamente facile, vedi, anche adesso appena sbaglia prova a ripartire. Foloruscio ha recuperato, Duda subito in avanti, dà e riceve, si è aperto Noslin davanti a Świderski, palla per lui, giù per Camplone, fallo, punizione per l'Hellas Verona. Perché qua è stato molto bravo Świderski con l'esterno ad anticipare il centrale del Bologna, buono questo fraseggio della squadra scaligera che difende sempre molto bene, eh. Non è facile per il Bologna uscire palla al piede anche trovare la profondità. Calcio di punizione da sfruttare perché non siamo lontanissimi rispetto alla porta di Skorupski, che infatti piazza la sua barriera, guarda Medice. Sul pallone c'è Duda, tendenzialmente uno specialista, vediamo se la soluzione è destra o mancina. In zona c'è Magnani, doppia barriera, prima dell'Hellas e poi del Bologna. Che
fischiato l'arbitro, parte Duda, Skorupski l'aspettava lì. Bravo Skorupski, è subito andare da quella parte a intuire il pallone, perché era partita anche abbastanza forte a Duda, troppo centrale. Neutralizzato, bloccando portiere polacco Posch. Bukema, Christiansen, Doi, anticipato, buon lavoro qui da parte dell'Elas. Suslov, altra giocata, questo ragazzo da tenere d'occhio. Sì. No, ma è un giocatore importante, un giocatore comunque che ha tutto anche per giocare in quel ruolo. Ripeto, molta forza nelle gambe, tecnica, anche passaggio, tiro. Un giocatore, un buon prospetto per il Verona. Anche perché lo interpreta in maniera moderna. Sì, poi molto dinamico, sì, perché sì, poi non lascia riferimenti là, larghi attaccati alla linea. Qui Fabian, dopo il lavoro di Orsolini, riesce ad andare fino in fondo. Montipò, Zirkzee, controlla, supera la prima pressione, duello corpo a corpo vinto dal numero 9, palla al centro. Freuler aggancia, rischia, prende in pieno Suslov, il campione si gioca e poi invece ferma tutto e ammonisce il giocatore del Bologna, ammonito Freuler. Sì, forse qua un po' troppo a scopo ritardato in questo momento Campione, che qua Freuler sembrava avesse comunque anticipato l'avversario, che poi questa è palla. Sì, è palla, forse lascia un pochettino alta la gamba dopo, però è palla piena, poi è normale che poi lasci un po' alta, però la prende tanto prima. Sì, la palla, sì, molto prima. Questa invece è la punizione di Duda, con Skorupski che ha fatto due passi e ha bloccato. E approfitto a Baroni per dare indicazioni. Possesso per l'Ellas. Sentons. Si propone Suslov. Polento, il numero 18, ex Nantes. Ellas torna indietro. Lancio lungo. Si è mosso Noslin, quella è la sua zona, lascia rimbalzare il pallone, a quel punto non trova più il tempo. Skorupski batte subito, vediamo se il Bologna prova a sfruttare la velocità della sua manovra, poi Fabian prende anche un colpo. Infatti guarda Serdar che si allontana dal luogo del delitto. Sì, però è fallo, questa parte di Serdar è un po' troppo irruento da dietro, quindi ci sta assolutamente il fallo. Vedi come si muove, no? Tutti molto vicini, una linea 6 con la difesa a ridosso, molto attaccata, veramente poco spazio lì in avanti. Palla verso Orsolini, interessante, esce Montipò, e questa chiaramente è una situazione studiata. Montipò attento. Eh sì, perché Zirze è venuto incontro, Orsolini in profondità, ottima palla di Posch, bravo però Montipò a capire tutto. Orsolini, Cabal, rischia e perde palla. Orsolini recupera, ce l'ha sul destro, mette al centro comunque, troppo arretrata. Freuler lascia a Lukumi che apre male, c'era però nell'azione precedente, tutto fermo, fuori gioco. Sì, poi non una bella palla sulla sinistra di Lukumi, aveva sbagliato anche di tanto nell'allargare il gioco, ma qua c'era probabilmente fuori gioco da parte di Orsolini, anche se non sembra effettivamente. Orsolini che era riuscito comunque a crossare con il destro, traiettoria che è andata ad uscire. Siamo al 22esimo, ma c'è la sensazione che la partita debba ancora iniziare. Sì, assolutamente, un po' si studia un po' troppo quasi le squadre, veramente un po' lenta finora questa gara, poco divertente. Palla lunga, con lo ruscio anticipato, testa di Fabian. Cabal per terra, non c'è fallo, recupera Zirkzee contro tutti. Zirkzee resiste e poi subisce fallo, calcio di punizione.
quando parte è difficile da prendere. Sì, molto difficile, anche perché è stato bravo a mettere il corpo tra i due giocatori, però questo è fallo netto. Anche perché vedi che lo inizia a tirare, gli trascina la maglia, questo è fallo assolutamente. E forse poteva starci anche un cartellino, perché sì, gli ha tirato un po' troppo la maglia, sì, hai ragione. Freuler, Beukema, Orsolini, Beukema ancora, Lukumi, si ripropone Posch, Beukema avanza, poi sceglie un'opzione centrale, Freuler, Posch, Lukumi, Christiansen, tutto chiuso. Buona partita fin qui in fase difensiva da parte dell'Hellas. Ma te lo dicevo, è una squadra compatta, è difficile da affrontare quest'oggi il Verona, perché poi si muove bene in maniera ordinata, lasciano pochissimo spazio per i fraseggi del Bologna, che è una squadra comunque tecnica, che sa giocare, eppure fatica tanto e poi è scorbutica, no? Perché poi spezza il ritmo del gioco, non ti permette di guardare mai in avanti. Guarda Magnani dove è arrivato. Qui un'altra trattenuta, tra l'altro quella di Duda era abbastanza prolungata, per cui il giallo poteva starci. Freuler verticalizza, Orsolini uno contro uno, sposta e apre Ferguson, Posch, gioca il Bologna, Zirkzee entro l'area di rigore, c'è anche Fabian, palla sul primo palo, intervento da parte Di Magnani, calcio d'angolo per la squadra di Thiago Motta che comincia a presentarsi. Questa è per una palla intelligente, ottimo qua Ferguson, prova l'inserimento da quella parte di Orsolini, si inserisce Magnani che mette in calcio d'angolo. Sempre dal piede di Ferguson che partono pericoli quando si tratta di svariare, ma soprattutto in zona centrale. Zirkzee, ma non solo, dentro l'area di rigore. Batte Orsolini, palla forte sul primo palo, messa fuori, Christiansen può riproporre, abbassa Posch, due terzini praticamente sullo stesso binario, Zirkzee, controllo, Christiansen, Posch, zona non di competenza, porta via comunque il calcio d'angolo. E di nuovo tutti dentro per il Bologna, di nuovo tutti a difendere per l'Hellas, col pubblico che prova a scaldarsi, 25, Ferguson, Beukema, Fabian, Orsolini, Zirkzee e Posch dentro con Freuler appostato al limite. Parte il cross, zona Ferguson, Svidersky, calcio d'angolo. Nuova chance per Ndoye, i soliti dentro. Camplone richiama . Non è sicuramente una partita facile da arbitrare per... No, anche perché poi lui è comunque entrato a freddo, non è assolutamente semplice, no? Andare a dirigere una partita dove magari non riesce neanche a stare dietro col passo. Richiamerà per Suslov, palla che viaggia sul secondo palo, Montipa forse disturbato, Orsolini mette dentro e Fabian mette in porta il pallone dell'1-0, sempre al posto giusto, al momento giusto, 1-0. È sempre al posto giusto, al momento giusto, però bravo anche Orsolini su questa palla che non sembrava potesse arrivare bene sul secondo palo, sembrava già presa di Montipa, invece lui è riuscito a tenerla bassa, la mette dentro e Fabian si fa trovare pronto. Quarto gol in campionato per Giovanni Fabian, e come dicevamo il centrocampista mediano, diciamo così, lo fa solo sulla grafica della formazione. Si può valutare adesso un intervento ai danni di Montipò, sì. Per questo protestava l'Hellas. C'è da dire che un po' gli va a dar fastidio, in quel caso. Contrasto Posch-Montipò. Sì. Anche se lì c'è anche Cabal, la palla viene messa dentro, poi Fabian è bravo col killer instinct a mettere dentro, ma io credo che comunque dei controlli qui possano essere fatti, anche se poi forse da questa immagine... Più che altro è Beukema che secondo me va a dar fastidio a Montipò. A Montipò, e quindi lo va un po' a spostare, che poi va a franare ai danni di Porto. Secondo me questo lo vanno a rivedere comunque. 27esimo minuto. Bologna 1, Verona 0, ma bisogna attendere.
Infatti c'è il check in corso. C'è da valutare questo intervento. Per il resto, posizioni di fuorigioco non mi sembra che ci possano essere, no. Anche perché ci sono due giocatori del Verona sulla linea. Quindi. Poi Fabian si fa sempre trovare pronto comunque, è sempre al posto giusto, al momento giusto, vedi anche in questa situazione capisce già prima dove può arrivare la palla, va alle spalle. Sì, c'è da dire che forse però, ti posso dire che mi sembra più un errore di Montipò in uscita che... però, vediamo. Sai, forse nell'area piccola non puoi andarla a toccare, lui comunque prima che andasse a saltare ha dato fastidio. Vediamo, il check è lungo comunque. Bisogna valutare eventualmente... se c'è stato disturbo, infatti il gol viene convalidato. Esulta Thiago Motta. Bologna in vantaggio. Anche perché dall'ultima immagine non mi sembrava che ci fosse un contatto così netto. Sì. Sì, prima erano molto più tutelati, cioè dire, i portieri rispetto a oggi. Giustamente poi... hanno lasciato andare. Palla lunga. Adesso l'Hellas deve cambiare chiaramente il suo piano tattico. E la partita, vorrei dire, si apre, ma secondo me comincia adesso. Sì, secondo me comincia, anche perché è stata abbastanza bloccata, no? Finora questa partita è stata sbloccata appunto con una palla inattiva. Adesso il Verona dovrà cercare di alzarsi, portare ancora più alto il baricentro, e Bologna comunque dovrà cercare in qualche modo di ripartire e uscire dal pressing del Verona. Zirkzee chiuso. Cabal pronto a rimettere in gioco. Noslin attaccato, fallo netto, calcio di punizione per l'Hellas. Sì, questo è fallo giusto, è fallo di Orsolini e di Noslin, ha preso comunque per una gamba, quindi fallo corretto. Qua deve stare un po' più attento Orsolini, anche perché era ormai chiuso. Qua diciamo che si vede che non è prettamente un difensore. Un difensore. 32esimo gol su 38 segnato dal Bologna dentro l'area di rigore. Quello di Giovanni Fabian. Prova a rispondere l'Hellas, che ha dei saltatori molto forti che sono arrivati. Suslov, zona centrale, palla allontanata, Orsolini rovescia e manda via. Manda su Lukumi, due volte di testa. La viene catturata da Serdar, Fabian va a pressare davanti Cendoi, Duda se la cava. Freuler in traiettoria, Zirkzee. È stato bravo comunque Serdar a recuperare la palla, invece Duda non precisissimo in questa verticalizzazione sul tre quarti. Christiansen, Ferguson. Questa prima parte sta giocando un pochino più sul centro-sinistra, poi siamo abituati insomma a vederlo spesso svariare. Orsolini, Cabal non lo molla, si alza Swiderski, si alza anche Noslin, che adesso fa la punta centrale e arriva anche Suslov a disturbare Christiansen, che deve affrettare il rilancio. Pressa Suslov, Christiansen allontana e alla fine Duda recupera. Anche in questo caso buon lavoro da parte dell'Hellas in andare a prendere alto il Bologna. Tre maglie gialle dentro l'area di rigore, parte il cross completamente fuori misura. Questa però è una chance. Sì, questa era una chance non bellissima, questa palla messa dentro al terzino destro del Verona, anche perché comunque c'era anche poca densità in area, quindi era da gestire in maniera diversa questa palla. Una serata che per il Bologna è di traguardi, perché gioca la partita numero 2600 in Serie A stassera, e quella che ha segnato Fabian è la rete numero 3400 in Serie A per il club. Lukumi,
Ferguson prova ad aprire, raggiungibile per Christiansen. Sì, qua Ferguson non era messo bene col corpo, anche Christiansen doveva aspettare a salire per aiutare il compagno in appoggio. Svitelski spostato da Freuler, c'è comunque rimessa per l'Hellas. Noslin, duello con Lukumi. Noslin non è riuscito a tenere il pallone in campo, rimessa laterale. Christiansen si prende il suo tempo, arriva Zirkzee al volo. Posch. Skorupski, senza fretta, va al rilancio. Fabian perde stavolta il duello con Serdar, ma Bologna arriva sulla seconda palla, poi però c'è imprecisione. Fulo Ruscio, tanti arruoli, Orsolini col tacco, un po' di qualità all'improvviso. Di sicuro la qualità non è aiutata dal fatto che sono veramente corti tutti gli spazi. Qui da valutare la posizione di Ferguson, che intanto è scappato via. Contro Montipò, Ferguson centra in pieno il portiere dell'Hellas e poi Orsolini se lo mangia, ma era al di là Ferguson. Sì, era al di là, però questa è una giocata che ci sta. È l'attacco della profondità, perché le squadre in linea del Verona sono molto corte. Ferguson da trequartista ci sta che si possa inserire, anche per qua il Verona ha rischiato tanto, era già al di là della metà campo. È un rischio che ovviamente si prende la squadra di Baroni ad andare a difendere alto, quasi sulla linea di metà campo. Sì, però mi sembrava parecchio alto quella squadra. Però forse era un po' troppo. Il Verona. Deve ancora accendersi la produzione offensiva dell'Hellas. Montipò apre male. E qua non c'era angolo di passaggio, no? Per Montipò doveva comunque cercare di calciare in avanti, probabilmente non ha voluto neanche rischiare, visto che avrebbe potuto passare la palla all'avversario. Christiansen coinvolge Zirkzee. Freuler, rimpallo, testa di Ferguson, Ndoi. Altro rimpallo, può diventare buona per Zirkzee, che si avventa sul pallone con l'esterno. Orsolini, palla dentro Montipò! L'ha tolta dalla disponibilità di Zirkzee, che con una giocata da strada, passami da strada, il termine, sì, sì, ha anticipato tutti quanti. Quasi di punta questa giocata. La messa d'esterno, però ruba il tempo, vedi, in questa situazione, perché comunque la palla va quasi sulla linea di fondo, tanto anche fortunato nel rimpallo, perché la palla arriva a lui, vedi, fa finta di metterla dietro, poi subito dentro con la punta quasi, giocata veramente da strada, esterno punta, ma Orsolini prova a fare il meglio col destro, ma la palla salva un tipo. All'improvviso un lampo di Zirkzee. Poi Montipò comunque ci aveva messo la mano, ma era tutto fermo. Christiansen ribatte. Si è spaventato l'Hellas, che adesso si prende qualche secondo per mettersi a posto. Davidovic. Si apre Cabal, Davidovic porta palla. All'esterno sporcato, Fabian controllo, non bene. No, non bene, anche in questo caso Fabian non riesce a stoppare questa palla. C'è da dire, non gli arriva una bellissima palla da stoppare. Palla molto complicata, poteva fare meglio Posch. Sì, infatti abbiamo visto Thiago Motta poco fa chiedere un po' più di calma, diciamo, nella gestione di alcuni palloni. Sì, perché Gabri deve avere un attimo di calma, almeno con due o tre passaggi, cercare di uscire dal primo pressing del Verona. Poi puoi trovare degli spazi, però devi almeno fare quei 3-4 passaggi che ti permettono poi di trovare spazi. Svidersky scappato via, perso palla con Freuler. È chiaro che nella Sverona, come dicevamo in fase di presentazione, ha tanta gente nuova. Alcuni obiettivamente vengono da campionati che sono meno competitivi rispetto alla Serie A, per cui ci può stare che ci possa essere un periodo di adattamento, anche se poi, come ha sottolineato in molte interviste Baroni, purtroppo nel calcio in questo momento, poi specifico per l'Hellas, il tempo è davvero poco, per cui bisogna provare in partita. Qui occhio a Folo Ruscio, che prova ad andar via, non è riuscito neanche a guadagnare il calcio d'angolo. Sì, qua si arrabbia Folo Ruscio perché voleva subito indietro questa palla che non gli arriva, un po' nervosi i giocatori del Verona.
Skorupski. Lungo. A cercare Zirkzee. In qualche modo l'ha presa. Caballa, non ci pensa due volte, allontana. Christiansen forse addirittura disturbato da un faro. Duda. La palla resta lì. Noslin di testa. Rimbalzo. Fuori gioco. Qui non hanno trovato ancora la connessione Suslov, Widerski, Noslin e Foloruscio. Soprattutto Widerski, che non riesce ancora a trovare la posizione, sta faticando tantissimo rispetto ai due esterni alla punta. Si è visto davvero poco, forse troppo poco. Widerski è un centravanti polacco. Ragazzo comunque con esperienza, 10 gol in nazionale. Intendeci comunque... giocatore che si gioca il posto con Lewandowski, con Milik, con Piontek, però è un campionato diverso. Sì, sì, ma secondo me ha qualità come giocatore. Oggi più che altro non sta pensando ad attaccare, più che altro a marcare, quindi sta facendo un ruolo diverso. Probabilmente non è neanche abituato. Vero. Freuler non controlla proprio con Swiderski che era da quelle parti. E Noslin adesso che quasi sta facendo il riferimento più avanzato, preso in consegna da Lukumi. Torna indietro l'Hellas, ma per poi andare avanti. Magnani, porta palla, accompagna anche Davidovic. Adesso un po' più strette le due linee. Cabal prende il pallone, ma lo fa fuori dal campo. Sì, palla già non bella, è troppo forte. Anche qui il Bologna, comunque, quando va a pressare è fastidioso. Quindi non riesce a stoppare in maniera tranquilla Cabal. Avete sentita l'indicazione per Marco Baroni, che sta provando ad accendere un po' la sua squadra. Magnani viene avanti, lancia troppo in profondità, troppo facile anche per Skorupski arrivare. Sì, poi non sta lui, no? Fare questo tipo di giocate per a Magnani venire quasi a fare il centrocampista. Qua deve temporeggiare, aspettare, magari servire un centrocampista a fianco a lui. Palla in profondità, interviene Serdar, rimessa laterale. Christiansen. Doi non controlla. Pallone è uscito. La Sverona che sta confermando il trend negativo in trasferta dopo il successo nella prima con l'Empoli per 1-0. Non è riuscito più a vincere le successive 12 gare esterne. 3 pareggi e 9 sconfitte. Però, come dicevamo, segnali di risveglio con lo 0-0 con il Monza e poi soprattutto con il 2-2 contro la Juventus al Bentegodi della scorsa settimana. Palla recuperata dal Bologna, ha sbagliato l'Hellas. Orsolini, taglio di Zirkzee, pallone incrociato e Magnani riesce a chiudere. E poi però si complica la vita, la pressione di Zirkzee risulta efficace in ogni caso, calcio d'angolo regalato. È stato bravissimo a livello difensivo, anche perché Orsolini va tagliato giusto, come Zirkzee col tempo giusto. Qua fa la cosa più bella a Magnani di andare a stoppare l'attaccante, ma poi si butta la palla in calcio d'angolo invece di buttare in avanti. 42esimo minuto, sono già arrivati i pericoli dai calci d'angolo per l'Hellas in questa serata. Sempre Orsolini dalla bandierina, palla sul primo palo, stavolta bassa e quindi facilmente allontanabile. Foloruscio per un attimo aveva chiamato Montipò, poi gli dà il pallone. L'Hellas manda in profondità. Noslin è in netto svantaggio su Beukema. Verona che ha vinto solo 4 delle 25 partite giocate fin qui in campionato, nell'era dei tre punti a vittoria solamente nella stagione 15-16 contava meno successi, e cioè uno dopo altrettante gare disputate in Serie A. Sentonz. Suslov costretto ad abbassarsi, anche perché questa per i ragazzi di Baroni è una serata davvero importante, perché domani giocano Sassuolo ed Empoli che hanno 20 e 22 punti. Scontro diretto importantissimo.
20 punti anche per l'Hellas Verona, 19 per il Cagliari penultimo, 13 per la Salernitana. Domani è un'altra sfida molto delicata con il Monza. Zirze protegge e scarica, Freuler cambia scenario, una troppo morbida, Christiansen fa sentire la presenza, lo fa un po' troppo, sì. Calcio di punizione. Lo fa un po' troppo perché veramente preda scorbutica, no? La palla non riesce a rimanere sempre a terra per poco tempo nei piedi, diciamo, delle squadre, anche perché poi appena possono le squadre vanno subito a rubare palla agli avversari, lasciano davvero pochissimo spazio. Magnani, esatto, sulla pressione di Ndoi. Sentons accelera, si butta dentro lui, palla verso Suslov che prova a dipingere uno scenario, Serdar di testa, la palla resta lì, Orsolini l'allontana, Zirze nel tentativo di prenderla fa assist per Sviderski, Folo Ruscio con l'esterno dentro per cercare un pallone di ritorno chiuso, Cabal prova a insistere adesso l'Hellas, ma Camplone ferma tutto. Sarà terra ancora Magnani, sì, per il colpo che ha subito prima con Ndoi. Infatti è ancora giù difensore centrale dell'Hellas. Questo è lo scontro duro con Doe che è arrivato. Poi c'è stata la munizione anche, è arrivato nettamente in ritardo con l'attaccante. E Davidovic chiedeva spiegazioni mentre siamo arrivati al 45esimo, ma per l'infortunio di Abisso ci sarà ovviamente tanto recupero. Immagino almeno 6 minuti. Sì, forse anche di più, no? Almeno, sì, sì. Almeno 6. La palla la stava gestendo l'Hellas e allora si riparte da lì. A quel punto però il Bologna è già piazzato serenamente. Duda. Magnani. Si è ristabilito, chiama fuori gioco Freuler, per il momento la palla è buona, Noslin va a sbattere su Lukumi, 8 minuti. Infatti immaginavo fosse un pochettino di più perché comunque sì, è stato fermo tanto. Fabiane prova a rilanciare, rimessa laterale. Primo tempo che non si è mai alzato a livello di ritmo. Possiamo dirlo, Gabri, brutto. Un brutto primo tempo con poca qualità, sicuramente due squadre state molto brave a difendere, però che hanno messo poco, ha messo tanta corsa, tanta sostanza, ma poca qualità. Bologna è stato bravo a sfruttare di fatto quella, sì, che è stata l'unica occasione. L'Hellas Verona che ovviamente ha un pacchetto rosa ovviamente inferiore rispetto a quella del Bologna, non ha reagito così veementemente, anche perché magari sa che comunque c'è tutto un secondo tempo davanti. Lukumi, Ndoi, contromovimento, Zirze, tacco, Ferguson, si accende il Bologna. Ndoi poi però riabbassa il ritmo, l'Hellas si è già piazzato. Un'altra giocata che poteva far saltare il banco di Zirze, poi però di nuovo la calma piatta. Orsolini. Sicuramente il Bologna sta provando più del Verona a fare la partita, a tenerla, a trovare dei varchi per giocare, per allargarsi, però il Verona è uomo su uomo, pochissimo spazio, ripeto, anche tra le linee vedi, fai fatica a passare a entrare. No, per il Verona sicuramente l'obiettivo è rimanere dentro la partita. Sì, poi ci rimane in questa maniera, no? Magari sì, non ha altri copioni, comunque deve rimanerci con questa voglia, ecco, di stare dentro la gara. Fabian apre, Christiansen, Ndoi, si propone Freuler dentro l'area di rigore, Ferguson, frenata di Ndoi che prova ad andare via, l'arbitro è lì, fischia fallo, calcio di punizione per il Bologna. Sì, molto bravo qua Ndoi a frenare, a ripartire venendo dentro al campo, qua Suso è stato costretto al fallo. Vedi qua frena, riparte, poi usa un po' troppo le mani Suslo, giusto il fallo. Predispone la sua barriera Montipò.
dentro l'area di rigore Beukema, Zirkzee pronto a battere Ndoye, in alternativa Christiansen, anche Fabian, Posch e Orsolini sul secondo palo, seguito a vista da Cabal. Parte il cross, palla prolungata, qui francamente Cabal non si era accorto, sì, che l'ultimo tocco lo lascia passare, invece doveva comunque buttarla almeno in fallo laterale, invece Cabal ha lasciato calciare un altro calcio d'angolo. Pensavo fosse stato un giocatore del Bologna, e invece c'è calcio d'angolo per la squadra di Thiago Motta, il quinto della serata. Sempre Orsolini, Ferguson sul primo palo, palla allontanata, si combatte Zirkzee, poi allontana Lellas, occhio perché può ripartire la squadra di Baroni con Foloruscio che è veloce, il Bologna è tutto in avanti, arrivano in quattro dall'altra parte, Foloruscio prova il cambio di scenario, gran giocata, Noslin dentro, Suslov si era inventato una roba non indifferente, però questo è lo schema su cui deve lavorare Lellas Verona, la ripartenza. Questa era una buona chance, non sono riusciti ad andare fino in fondo. Cabal, Magnani, Christiansen lascia andare. Sei bravo qua Christiansen, andare subito a coprire la traiettoria del pallone, non far stoppare questa palla all'esterno del Verona. Freuler, Christiansen accetta la pressione di Svidelski e poi il Bologna si prende tranquillamente la rimessa. Christiansen, Ferguson, contatto, l'arbitro ferma, cartellino giallo, ammonito Duda, contatto si è sentito fin qua. Sì, infatti, non so come si lamenti così tanto Duda, anche perché in effetti si è sentito forte anche il contatto qua. Questo è fallo, giustissimo, anche giusta l'ammonizione per Duda. Ultimi tre, anche meno da giocare. Una serata pesante per il Bologna e anche per il Verona, per i rispettivi obiettivi. L'Europa per Thiago Motta, la salvezza per Marco Baroni. Lukumi. Zirkzee. Lukumi. Posch. Orsolini forza la giocata, Zirkzee, Fabian, tutto di prima, si scioglie il Bologna, Beukema addirittura cerca la palla dall'altra parte per Ndoye, rimpallo Ferguson in controtempo, Serdar, che bella azione però a partire da Zirkzee con l'appoggio stratosferico che permette comunque la ripartenza perfetta del Bologna, anche bella quell'ultima palla messa dall'esterno, poi non riesce a arrivare in tempo Ndoye dalla parte opposta. Zirkzee con spazio, subito braccato da Duda che però è ammonito. Ndoye prova ad accelerare in questo finale il Bologna. Doppio passo di Ndoye, tutti addosso, bisogna ripartire. Christiansen, scambio vicino, Freuler. Ndoye, raddoppiato. Prova a passare Ndoye, Ndoye! Montipò, rimpallo. Non è neanche fortunatissimo il Bologna, calcio d'angolo comunque per la squadra di Thiago Motta. Personalità, qua per Ndoye in mezzo a due giocatori, perfetto, ruba anche il tempo qua agli avversari, a Centons che non può far nulla, e qua risponde bene Montipò. Parata di piede del portiere dell'Ellas, forse un raddoppio un po' leggerino in quella circostanza. Come sottolineavi tu, la personalità di Ndoye ha fatto la differenza, e lui che va dalla bandierina, Svidelski, palla sempre su quella zona di campo, e sempre Svidelski che allontana. Christiansen all'indietro verso Lukumi. Stanno per scadere gli 8 di recupero. Skorupski. Lunghissimo. Verso Fabiana che prova a staccare con Cabal, Orsolini con la punta, Ferguson.
Fabian di prima, Camplone però fa il fischietto in bocca e dice che per il momento basta così. All'intervallo tutti nel tunnel, il Bologna è in vantaggio per 1-0, decide lui, Giovanni Fabian, nel finale anche la possibilità di raddoppiare per la squadra di Thiago Motta. Attento Montipò, premium spot. Dicevo io sulla partita, dicevo che andava tutto bene, ecco, in sé, tutto a posto. Cavolo, il cronometro devo fermare. 8 minuti sono diventati 9 per me. Eccoci qua ragazzi, benvenuti. Intanto nell'attesa che voi aspettate che inizia il secondo tempo, saluto tutti quanti, anche su salutiamo Pippo, salutiamo se non sbaglio ho letto Samuele, giusto? Sì, Samuele per il momento. Poi salutiamo la carissima Giulia che non la trovo più. Niente, che vi posso dire? Una partita a senso unico per il per il Bologna, dai, tante occasioni, poche occasioni sfruttate per il Verona. Anzi, devo cambiare anche il risultato. Oh, ragazzi, ma perché non mi avvisate che sotto c'era cambiare il risultato? dovevate dirmi, guarda, Sport, ti manca l'1-0 del Bologna. Adesso me ne sono accorto. No, vabbè, dai. La partita, che vi posso dire, segnato Fabiano, un bellissimo gol, 8 minuti di recupero, sono tanti, ma perché, ecco, ho scritto per il microfono, ma si è fatto male, dai. Si è fatto male l'arbitro, si è fatto male ed è uscito. Hanno sostituito l'arbitro, ecco perché gli 8 minuti sono tanti, eh. È come dire, l'hanno portato fuori in barella. In barella, ragazzi, che vi posso dire? Che vi posso dire? Non vi posso dire niente in sé. Ci sta. Aumenta sempre i suoi perché. I suoi perché ci sono sempre. Forza. Dobbiamo urlare forza Bologna. Noi tifiamo il Bologna, vero ragazzi? Noi stasera tifiamo il Bologna. Questo 1-0 qua comunque porta a 47, credo. 47 punti il Bologna e si piazza al quarto posto per la zona Champions. Che bello vedere il Bologna in zona Champions. Sarebbe una sorpresa dell'anno prossimo. L'Inter, la Juve, il Milan e il Bologna. Fuori le grandi, tipo il Napoli, tipo la Lazio, tipo la Roma. Vabbè, la Roma ormai è affezionata all'Europa League. Mi sa che si piazza sempre al sesto posto. Gode dell'Europa League. E la Fiorentina che sta in conference come al solito. Come al solito siamo qua per cercare anche di aumentare. No, ecco qua. Prima non vi leggevo, adesso vi leggo. Non so come mai a volte vi leggo o non vi leggo. Boh. Mettiamo un po' di esempio, mettiamo tanti like. Ragazzi, voglio vedere tanti like tutte le volte che entrate. Tutte le volte che entrate, tanti bellissimi like. Like di qui, like di là, condividiamo anche. Metti un mi piace alla pagina. Iscriviamoci al canale, che è meglio, perché è anche più bello iscriversi al canale. Per avere tutte le partite aggiornate, ragazzi. E domani comunque c'è il Sassuolo, eh. Domani e sabato abbiamo il Sassuolo,
Poi abbiamo esattamente. Ho perso la lista medica. Aspettate. Ho perso la lista medica. Aspettate. C'è Sassuolo. C'è il. Perché sabato lo mani, giusto? Perché domenica ci sono tutte le altre, domani è sabato. Domani incominciano alle 3, credo, o alle 18, no, alle 3. Ho perso, andiamo a prendere la lista. Allora, vediamo se me la ricordo. Dovrebbe esserci il Sassuolo, giusto? Il Genoa con l'Udinese. Se non sbaglio, aspettate un po' che leggo bene l'orario. Ah no. E poi oggi il Bologna. Ah no, la Salernitana cos'è? Il 24? Sì, domani è il 24. Se Salernitana Monza anche. Poi c'è il Genoa contro l'Udinese. Giusto? Alla sera. E a pomeriggio, se non sbaglio, il 24 alle 18 c'è Sassuolo Empoli. Poi tutte le altre domenica a mezzogiorno c'è la Juventus. Poi c'è a pomeriggio c'è il Napoli col Cagliari. Poi alle 18 andiamo a finire a Lecce contro l'Inter. E poi alla sera c'è Milan-Atalanta, ragazzi. Questi sono gli avvenimenti di oggi e di oggi di domani di domani, sperando che vada tutto bene anche domani, e basta, che vi devo dire, nell'attesa intanto vedo se è cominciata o no, ce n'è tempo, arriverà fino alle 22:05, 22 qualcosa, 22:05, perché tra gli 8 minuti di recupero che gli hanno fatto, che bellissimo gol è stato! Un bellissimo gol di Fabian, ragazzi. Comunque, Thiago Motta ha ribaltato veramente il Bologna. Sta giocando alla grande. Avete presente come giocava il Milan una volta? Credo il Milan di Gullit, Rijkaard, Van Basten, Tassotti, uguale, assomiglia, eh? Assomiglia al gioco in campo. Ma ci può stare, eh? Ci può stare. Ci può stare. Intanto mi muovo sia a destra che a sinistra. Scrivetevi anche alla pagina di Facebook perché siamo in onda anche su Facebook e stiamo vedendo anche la partita su Facebook. È piccolina, ma la stiamo registrando. È piccola, è piccola. Per tutti quelli che mi vogliono bene, mettiamo un bel like. Like dappertutto. Andiamo via il cronometro. Tempo. Comunque questo Verona qua fa fatica a segnare. Segna solamente con la Juventus, 2 pari di settimana scorsa. Bologna gioca bene, veramente. Bologna ha tantissima capacità di vincere. E non sono male 47 punti, eh? Non sono male, veramente. I 47 punti che c'ha come si chiama? Il Bologna non scherza, non scherza. Si è fermato anche il. No, è attiva.
No, attivo, perché c'era scritto cavoli, devo scrivere tanti sondaggi. Che sfiga. No, stavo guardando sulla pagina su Facebook. Stavo tenendo proprio il... Siamo in tantissimi lì, ragazzi, eh? Siamo in tanti. Aggiorniamo un attimino la pagina, vediamo un po' che succede. E pensate che siamo qua siamo a 1700. Ok. Su Facebook ne ho 2000 e 40, 2040. Che bestiale, eh? È bestiale. Sono tanti, eh? Sono tantissimi. Dovrebbe incominciare tra un po'. Dovrebbe incominciare fra esattamente 10 minuti ancora. Perché stanno negli spogliatoi barra 10 minuti, barra 15 minuti di spogliatoio circa, credo. Dovrebbe essere così. Lo spogliatoio del Bologna. Inquadrato adesso. Spolliciamo anche dappertutto, spolliciamo. Ma le clip, una clip ci vuole, vabbè, la metterò più avanti la clip, dai. Farò una bella clip da qualche parte, dai. Dice che per avere più utenti bisogna mettere clip. Andate sul mio profilo, mettete il mi piace anche allo short. Sperando che sia carino anche per voi. Nell'attesa, sto aspettando che c'è pubblicità, ragazzi, e poi stacco il microfono e vi lascio la linea alla partita. Eccolo qua, ci siamo, ci siamo. Un po' entreranno. Ok, non so neanche che sono in campo, non è che sta iniziando, stanno facendo gli allenamenti, quelli della panchina. Vi racconto un po' cosa vedo io in questo momento. Ancora pubblicità. Seguitemi. La pubblicità. Faccio io un po' di musichetta. Secondo voi che come finirà? Secondo me visto che ci saranno tanti gol, vabbè dai, me ne serve ancora un altro, ragazzi. Ho messo multi gol dai 2 ai 5, me ne serve ancora un altro. Un altro. Vabbè, il Bologna ha la capacità di segnare almeno barra 3 gol, almeno, dai 2 ai 3 gol, forse anche 4. Sono tornati di nuovo in campo, nel senso sto guardando che si allenano. I panchinari non sono ancora entrati in campo perché quegli 8 minuti lì gli ha fregato proprio, no, quest'ora vabbè, e 55 doveva già incominciare, ma credo, poi non so. Mi sa
sono inquadrati i giocatori del Bologna che si riscaldano, sono passati al Verona. Open bar, ogni domenica ragazzi, open bar. Dovrei fare io qualcosa come open bar sport zona gol? Ci sarebbe? Ci starebbe. Eccoli qua, adesso stanno per avvicinarsi al campo i giocatori, gli 22 giocatori. Verona-Bologna. Bologna-Verona. All'andata cosa aveva fatto, raga? Qualcuno si ricorda cosa aveva fatto il Verona all'andata? Eh? O no? O cavoli. Non devo perdere la partita. Appena vedo che entrano tutti in campo, mi tolgo dalle scatole. E i turundi. Adesso arriva, sta arrivando, eh. Stanno ancora riscaldando piano piano. Qualcuno sa cosa aveva fatto il Verona in casa? Per me aveva vinto 2-0 il Bologna, se mi ricordo. 2-0, credo, 2-0. Ecco, incomincia già. Adesso mi levo un po' dalle scatole. Ci siamo, eh? Ci siamo. Siamo quasi vicino al da farsi. C'è l'allenatore del Verona. Si sta inviando verso la panchina. E sono lì, sono qua, all'entrata, che stanno aspettando. Ok, un po' sono partiti. È entrato il Verona adesso. Sta entrando il Verona adesso. Ci siamo. Adesso dovrebbe dare qualcosina di pubblicità adesso, se non sbaglio. Credo, eh. Credo di sì. Allora, togliamo il microfono, ragazzi, buona partita, a dopo. Ragazzi, a dopo, ci siamo, eh. Togliamo il microfono, raga. Rientra anche Thiago Motta, saluta anche in tribuna, parto sicuramente più sereno negli ultimi giorni, meno con la testa dentro al carro armato, diciamo, come si dice in questi casi. Sì, assolutamente. Questo invece è Baroni, che è totalmente concentrato dentro la partita, arriva anche Fenucci in tribuna e ovviamente questa è una società che sta costruendo davvero delle cose importanti in pochissimo tempo. Arriva anche Abisso e soprattutto per merito non solo suo ma anche suo di Sartori, una partita non banale, lui che peraltro ha costruito il Chievo dei miracoli dal 92 al 2014, la prossima settimana andrà al Gievis. L'ambiente è stato soprannominato il Cobra da De Franceschi ai tempi del Chievo. Intervista in settimana ha spiegato anche un po' quello che è stato il suo metodo, quello che è il suo metodo, 14 osservatori sparsi in tutto il mondo, il più lontano in Sud America, però è uno che viaggia, vuole vedere, prima del Covid non aveva mai visto un singolo video di un giocatore, non è sempre andato d'accordo con Thiago Motta, lui sostanzialmente ha 10 nomi per ogni ruolo, scarta il primo, scarta il secondo, scarta il terzo, così non è male lavorare. No. E poi un percorso molto bello iniziato con il Bologna, perché 3 anni fa gli acquisti erano tra i 2 e i 3 milioni, adesso invece si va a prendere anche gente a 10-12,
ha abbassato il monte ingaggio di oltre 7 milioni, ha venduto bene, ha valorizzato gli acquisti e questo anche ovviamente grazie al lavoro dell'allenatore. Tutto pronto, sarà del Bologna il calcio d'inizio del secondo tempo che parte adesso. Posch, Orsolini, ancora Posch, dribbla da solo, Noslin era lì in pressione ma non ha dovuto far niente, la rimessa è per l'Hellas. Sì, forse ha cambiato idea un paio di volte, si è automesso in difficoltà e ciò non gli ha permesso poi di mettere la palla in avanti. Magnani prova a spingere l'Hellas. Centons, era sganciato Magnani ma non riesce ad arrivare su questo pallone. Si riparte dunque senza modifiche, Bologna con Skorupski tra i pali, Christiansen, Lukumi, Beukema e Posch, Fabian e Froiler in mezzo, Ndoi, Ferguson, Orsolini ad accompagnare Zirkzee che qui prova a rilanciare subito, pallone che viene stoppato, Ndoi prova a far correre per Fabian, Davidovic chiude, poi Lukumi, Christiansen, Zirkzee di testa con la catturata e lavorata da Serdar, e la Sverona con molti po' tra i pali, Cabal, Davidovic, Magnani e Sentons, Serdar e Duda in mezzo, Svideschi, Foloruscio, Suslov sulla tre quarti con Noslin che spesso è andato davanti ma poi in realtà quella posizione la prende anche Svideschi con geniale le sue caratteristiche. Qui cambio di gioco da parte di Suslov di oltre 30 metri, rimessa laterale. Sì, quello che può accendere la lampadina, anche Suslov venire dentro al campo, adesso ha un po' meno spazio rispetto al primo tempo, gli hanno preso le misure, però è quello che deve entrare nel vivo del gioco. Davidovic, che fa un ruscio, si è visto un po', c'è decisamente preso parte a tre gol in ultime 5 presenze in campionato, con una rete e un assist nella più recente partita con la Juventus. Adesso sembra più che altro Noslin che è andato a fare l'esterno con Foloruscio che fa la prima punta, si sta alternando con Svideschi. Eccolo Noslin, trovato il primo gol con la Juventus, la giornata difficilmente dimenticabile. Sentons fa partire il cross, c'è Noslin che stacca proprio di testa, non c'è però la potenza, Skorupski può arrivare con calma. Sì, troppo pochi gli uomini del Verona comunque in area. Interessante questa palla di Sentons, ma prova a fare il massimo della parte opposta nostra. C'è movimento anche sulla panchina del Bologna, telecamere per De Silvestri. Si può riprendere. Lukumi. Zirze. Prova ad andare via a Duda e ci riesce con qualità. Foloruscio già pronto al centro, Svideschi, controllo, Lukumi se lo mangia. Poi Fabian prova a girare dalla parte giusta, non riesce a superare Serdar, irrompe allora Cabal. Ancora Serdar. Va da solo, contrasto anche con Orsolini, si gioca per il vantaggio. Noslin al cross, interessante, Froiler deve allontanare. Molto bravo prima Duda, anche a mettere quella palla a Svideschi al limite dell'area. Andato via benissimo. Davidovic dal lontanissimo Montipò. Vediamo se piano piano si apre la partita. Sprinta Magnani, attaccato da Ferguson che ha preso il pallone. Non secondo Camplone, calcio di punizione per l'Hellas Verona. Bravo Magnani con personalità, va a saltare direttamente Ferguson. È qua rischiato, questo molto probabilmente non è fallo da parte di Ferguson e da Magnani perché ha preso palla piena. Ha fatto bene a lamentarsi. Come ha fatto bene probabilmente lamentarsi nel primo tempo per munizione per Duda, è arrivato nettamente prima sul pallone. Qui Foloruscio prova a liberarsi. Ancora interessante questa palla di ritorno di Svideschi per Foloruscio che non è riuscito a stoppare bene. Buon tipo Davidovic, sta bassa per ricevere Magnani. Svideschi deve fare tanti metri indietro.
Si ripassa da Montipò. Bologna che in casa ha fatto 32 punti in 10 partite, lo scorso anno ne fecero 30 in tutto il campionato. Bisogna anche dare un'idea, un parametro, quella che è stata l'evoluzione, il salto in avanti di questa squadra quest'anno. Ndoi prova a verticalizzare, gran pallone per Orsolini, Montipò gioca sempre alto e fa bene. Che bravo Ndoi, anche questa palla perfetta su Orsolini. Qua è stato molto intelligente Montipò a uscire, anticipare la traiettoria. E qui è fondamentale, no? Anche la concentrazione, sì, di un portiere, no? Molto bravo qua Montipò. Nel non rimanere magari dentro l'area di rigore, ma accompagnare sempre con la squadra, anche perché tu mi insegni, Ale, in una partita dove obiettivamente non sono stati particolarmente impegnati né l'uno né l'altro, l'aspetto mentale diventa fondamentale. No, poi soprattutto con due squadre corte, che stanno molto, sì, corte, con le difese alte, è normale che il portiere essere sveglio e anticipare, perché questa era un'ottima palla, se fosse stato un tipo sarebbe stato uno contro uno. Sentonze cerca profondità, la trova, altra giocatona di Suslov che aggira Christiansen. Sentonze al cross, c'era Svidesky in trovare di rigore, ma la palla era troppo avanti, allontanata Bosch. Poi giù Ferguson e punizione. Anche una palla interessante, anche da quella parte di Centons, perfetto sul secondo palo, però era troppo lontano da quella parte Nosli. Domanda. Altro fallo inutile questo. Sì, precisamente. Domanda, manca il centravanti al Verona? Probabilmente Arri in questo momento potrebbe far comodo, anche soprattutto adesso che è andato Nosli a fare l'esterno mancino, e anche in questo caso che non è riuscito comunque a venire dentro, magari riportare da quella parte Fonoruscio e mettere dentro Arri. Anche per dare un pochino più di peso, sì, un po' più di peso lì davanti, che perché Svidersky già è un altro giocatore rispetto al primo, è entrato sicuramente meglio. Christiansen, Ndoi attacca, frena, prova a sterzare, alla fine deve subire il raddoppio da parte di Suslov. C'è calcio d'angolo comunque per il Bologna. Si qua fortunato Ndoi, il rimpallo comunque favorisce il calcio d'angolo. E allora arrivano i saltatori, deve difendere l'Hellas Verona nel suo castello giallo-blu. Occhio chiaramente a Fabian, che ha già fatto male stasera. Settimo corner per il Bologna, nessuno ne ha battuto l'Hellas Verona. Orsolini, palla che viaggia sul secondo palo a cercare una sponda, palla dentro! Beukema ad un passo dal gol del 2-0. Ancora una volta su un calcio d'angolo nasce un'altra occasione per il Bologna. Perfetta questa torre sul cross di Orsolini. Qua Beukema poteva sicuramente far meglio, la vuole girare troppo questa palla. Sul bellissimo assist di Posch. Centimetri che non hanno consentito ai ricci di Zirkzee di arrivare su quel pallone. Sbucato però Beukema, era due metri e mezzo poco più dalla porta, ma non è riuscito a indirizzarla. Comunque Bologna ancora pericoloso sui calci d'angolo. Montipò, stanza fiscale Camplone. Sentonze prova a mandare in avanti, Christiansen ingannato dal rimbalzo, arriva Lukumi, Zirkzee la tiene lì con la calamita e poi lucido nel mandare Lukumi, palla rimorchio per Freuler, chiuso sul più bello, poi Lukumi commette fallo, calcio di punizione. Ti è dato Zirkzee, palla perfetta, no? Perché capisce dove deve passare sulla corsa, bellissima, qua Lukumi ha provato a darla dietro subito, è stato bravo in questo caso il centrocampista del Verona a intervenire. Davidovic, Cabal mette troppo per rinviare, Orsolini sporca la traiettoria, la palla è del Bologna, Freuler verticale, Ferguson, adesso comincia a giocare il Bologna. Fra le linee Ferguson, zona tiro volendo per uno come lui, cerca l'imbucata, palla di ritorno, ancora una chance, Zirkzee deve girarsi con l'esterno, gestisce Christiansen, si coordina per il cross che è basso, è anche facile da allontanare per Magnani. Resto molto bravo innanzitutto Freuler che mette la palla perfetta per Ferguson sulla linea della tre quarti, poi ha provato l'assist dentro, chiude bene il Verona, poi la palla torna sui piedi qua della corsia mancina, corner recuperato. E sempre Orsolini dalla bandierina, sempre Zirkzee dentro l'area di rigore, alla caccia del gol numero 10 del suo campionato. Christiansen, tocco corto, schema in arrivo probabilmente, Orsolini ce l'ha sul destro, crossa comunque, ma è partita bene. Poi recupera Orsolini, si gioca per il vantaggio, qui ha ragione l'arbitro. Ndoi si rialza lentamente, Orsolini, Ferguson gestisce, Ndoi
dentro l'area Zirkzee con Fabian e Beukema che è rimasto lì dall'angolo precedente, adesso torna in difesa. Bologna perde un saltatore dentro l'area di rigore, ma arriva Orsolini comunque, volendo può essere un'opzione. Posch prova a dribblare, salomeggia, Bologna recupera alto il pallone, Lellas va a contrasto, lo fa anche in maniera piuttosto decisa, Duda nel traffico, Orsolini, tanta confusione, Lukumi, Christiansen, Freuler, Posch, Orsolini, Beukema, Orsolini, Posch lungo Davidovic, poi passato Orsolini, ma però ritorna sempre in quella zona, Duda, prova ad accendersi l'Hellas Verona, cambio di gioco, Christiansen si è addormentato, arriva Suslov, controllo col mancino, porta sul piede forte, scarico, Sentons chiuso, troppo lento nel gestire il pallone, Zizze si avventa come un falco, protegge Ferguson, che bravo è stato il gestire la palla Zirz. Orsolini prova a superare Cabal, affida Ferguson, ancora Riccardo Orsolini, Ruleta, riposa col pallone il Bologna, non è velocissimo il giro palla, una partita molto sporca e il Bologna deve dimostrare qualità anche in questo tipo di scenario, merito ovviamente anche della Sverona che ha scelto di impostare la sfida con le armi a lei più congeniali. Sì, assolutamente, molto frammentata, no? La partita non riesce comunque a trovare continuità. C'è il cambio, dentro Mitrovic, fuori Svidersky. È doppio il cambio perché entra anche Chachua al posto di Sentons. Non cambia nulla qui a livello tattico. Dentro invece Stefan Mitrovic che fa il suo esordio con la maglia dell'Hellas. Intanto qui Freuler lavora e si propone. Palla per Ferguson, gran velo, genialata. Ndoi ci ha messo mezz'ora. Poi testa di Fabian, palla ancora buona, Ndoi si toglie perché probabilmente era in fuorigioco, arriva comunque il fischio di Camplone, grande opportunità per il Bologna. Grande azione, grande opportunità, che brutto stop però di Ndoi, qua doveva assolutamente far meglio, troppo superficiale, sto palla meno d'esterno o di un interno comunque per andare poi a calciare, ma sicuramente tenerla sotto controllo, quindi bravo Magnani poi a intervenire. Arrivato dalla Stella Rossa a titolo definitivo Stefan Mitrovic, ragazzo giovane, classe 2002, 21enne serbo, un piede destro, ha fatto un gol in 9 presenze, scorso anno 5 in 32. Pagato 1.300.000. Adesso è Noslin, penso che vada a fare un giocatore più avanzato con magari Foloruscio che andrà un pochino più vicino. Doppio cambio dunque per l'Hellas, fin qui nessuna modifica invece per quanto riguarda il Bologna. 59-1-0 decide Fabian. Christiansen ingaggia il duello con Foloruscio che inizialmente aveva preso il pallone. Questa può essere una sfida interessante. Sì, bravo anche qua Christiansen a recuperare lo spazio e intervenire mettendo in falle laterale. Chachua pronto a rimettere in gioco.
petto di Foloruscio. Si torna indietro. Bologna ha capito le intenzioni dell'Hellas. Ferguson, Beukema, si apre Orsolini. Beukema apre a sua volta, ma non da Orsolini, gioca vicino da Poscia. Fabian, Skorupski, Christiansen, Ferguson, Lukumi, Zirkzee prova a riprendere il pallone, la forza nelle gambe, ma stavolta perde il duello. Suslov sempre bene nel traffico, da tanto anche lui di forza nelle gambe, perché riesce sempre a spostarla all'ultimo tenendola sotto controllo, molto bravo anche in questo caso. Davidovic, Kabal, la chiamata Mitrovic, penso debba ancora toccare il primo pallone in Serie A. Davidovic da Magnani, indicazione di Thiago Motta che dice a Zirkzee di alzarsi per primo in pressione. Kabal in uno scontro violento, anche il suo compagno di squadra che era proprio Mitrovic, allora c'è il buco da quella parte, prova a infilarcisi Orsolini, chiusura perfetta di Davidovic. Sì, molto bravo Davidovic, capire il momento in cui dovesse intervenire, sto perfetto. Non brillantissimo anche stasera Orsolini, no, non brillantissimo, pochi palloni anche toccati, poco livello del gioco, ha vinto pochi duelli, meno brillante rispetto al solito. Posch verso Orsolini, anche qui non gestita bene, non brillante in generale il Bologna stasera. Sì, però devo dire alcuni, Ferguson, Zirkzee, cioè comunque sono Endoe, al di là della azione di prima, lì davanti sono in partita. Sì. Orsolini in effetti tra tutti quelli è quello forse che è venuto a mancare di più. Anche Flore e Fabian comunque in mezzo, sono soli, stanno facendo una buona gara. Lukumi, Foloruscio, Serdar, ma chiaro nel corso di una stagione ci sta anche incontrare scenari di questo tipo, giocare partite magari non al top dell'estetica. Bologna, cioè non credo non stia giocando al top, penso sia difficile giocare contro una squadra certo, che non ti permette di giocare con calma in poco spazio, quindi non è assolutamente facile come partita. Lato Hellas, due mosse sono state fatte, adesso vediamo se arrivano dei risultati. Okay, in questo momento Noslin sulla stessa linea di Foloruscio, dunque due punte tendenzialmente tecniche e veloci. Fabian protegge contro Mitrovic. Orsolini, murato anche lui, Kabal nel traffico, se la cava anche bene, chiedeva gioco pericoloso Orsolini, non secondo l'arbitro. Noslin, Beukema, chiude. Pronto a battere Mitrovic. Lascia poi l'incarico a Kabal, giustamente va a prendere una posizione diversa. Si propone lui. Kabal al cross che non è granché. Skorupski stava per perderla. Anche Mitro già l'aveva messa giù bene. Qui sbaglia Skorupski. Consegna a Suslov che va in porta. Fuori. Che errore del Bologna in ripartenza. E che occasione per il Verona. Veramente qua che errore. Gli scappa questa palla. Comunque a Skorupski non riesce a prenderla bene. E qua va fatto una grande cosa. Comunque Suslov, la palla esce veramente di pochissimo. Dalla parte sbagliata del palo per l'Hellas Verona, da quella giusta per il Bologna. Richiamo un po' di attenzione anche per Thiago Motta. E questo è quello che ti dicevo anche in apertura, no, di secondo tempo. È vero che il Bologna probabilmente ai punti meriterebbe la partita, però il gol di vantaggio è solo uno e nel calcio lo sappiamo può accadere di tutto. Assolutamente, anche perché qua veramente Skorupski grave l'errore. Suso ha avuto una grande idea anche. Molto. Qui Montipò sbaglia, il Bologna torna a pressare. Sembra alzare il volume un filo anche il Dallara adesso. Zirkzee,
La palla arriva in qualche modo a Fabian, scambio nel corto, Fabian morbido sul secondo palo, arriva puntuale l'ennesimo inserimento di Remo Freuler, il Verona ha avuto la palla dell'1-1 e il Bologna trova il 2-0, perché il calcio è questo. Sì, perché ci vuole anche un po' di fortuna, perché la palla un po' rocambolesca arriva alla destra, Fabian che mette la palla perfetta sul piede sinistro di Freuler, si inserisce in maniera bellissima e la mette alle spalle di Montipò, ancora una volta ottimo Fabian nell'assist. Tutto il Bologna a festeggiare, minuto numero 65, questo è un gol pesante non solo per la partita ma anche forse per la stagione, e qui un pizzico di fortuna c'è, l'idea, il concetto è quello, poi c'è anche la sporcatura di Serdar, ma Freuler arriva praticamente in porta col pallone. Sì, perché Freuler cerca l'1-2 ancora una volta con l'attaccante, non si chiude la, con Ferguson, la palla poi arriva a Fabian che fa la cosa più bella in questo caso, perché da lì naturalmente uno poteva anche andare a calciare, invece lui guarda l'inserimento del centrocampista ed è perfetto, che mette in ghiacciaia questa partita. Anche la scelta di Thiago Motta e di Fabian, gol e assist, sì, da sottolineare, esulta Remo Freuler che trova il primo gol in questo campionato, il 19° in Serie A, e manda il Bologna sul 2-0. Per Fabian invece il secondo assist in campionato con 4 gol. Grande scelta quella di Fabian, non era facile anche da lì, da quella posizione, quindi grande maturazione che ha avuto anche con Thiago Motta, questo giocatore sicuramente di grande prospettiva, anche perché è un giocatore, come dire, fa sempre la cosa giusta, Gabriel. Cioè magari capisce quali sono le sue qualità, tanto non esagera mai. Esatto. È sempre al posto giusto. Ed uno sembrano poche le qualità, ma sono già tantissime. Sbaglia poco, Sbaglia. No, ma anche al di là di poi sbaglia poco è la scelta, poi sì, che sì, fa sempre la, in maniera corretta. Cioè non si mette mai nella situazione di portarsi poi o di automettersi in difficoltà, che è molto facile a dirsi e molto difficile a farsi. Noslin, adesso è aumentato chiaramente anche l'entusiasmo al Dallara, e dall'altra parte chiaramente adesso c'è un fattore mentale per l'Hellas che non può non essere preso in considerazione, però ci sono ancora dei minuti, ci sono eventualmente dei cambi, l'Hellas ha il dovere comunque di provarci ad accorciare quantomeno le distanze. Duda, anche perché come abbiamo visto l'errore può essere dietro l'angolo anche per il Bologna. Magnani prova a proporsi, poi l'apertura di Serdar per Cabal è troppo lenta e prevedibile. Orsolini sgasa, taglia il campo, forse se lo allunga, Serdar è lì, altro errore di Orsolini. Sì, ancora una volta si allunga troppo questo pallone, c'è tantissimo spazio. Ferguson, Freuler. Freuler tra i migliori, ha sbagliato pochissimo, ha giocato sempre in avanti, addirittura anche il gol. Comunque due gol del Bologna arrivati con quelli che, ripeto, solo sulla grafica della formazione sono due mediani. Sì, sì. Che erano tutte e due in avanti, tutte e due in area. Esatto, esatto. Cioè, con Ferguson anche. Esatto. Cioè, quindi tre mediani nell'area avversaria. Palla dentro, sponda verso Noslin, riesce a chiudere in qualche modo Lukumi, si gira dalla parte giusta a Fabian, che ovviamente è gasato adesso. Va da solo, Zirkzee gli corre vicino, accompagna Ndoye. Mentalmente ovviamente libero adesso il Bologna. Freuler, Christiansen, Fabian con l'esterno, sta bene. Ndoye con l'esterno anche lui, passa. Attende Zirkzee, suolata, Ferguson, gioca il Bologna adesso. Ancora Ferguson, dopo il tocco di Posch, va morbido, non c'è fallo di mano. E poi interviene da dietro, prendendosi il cartellino giallo, protesta per il fallo precedente, commette quello su, per il fallo presunto precedente di mano, commette il fallo successivo e becca la munizione. Sì, forse qua magari anche l'atteggiamento sicuramente propositivo, no? Di riandare a conquistare il pallone, probabilmente va a prendere anche la caviglia di Fanoruscio da dietro, quindi ci posta la munizione. In effetti prende nettamente il piede. Petto. Qui vediamo.
non c'è assolutamente nulla, perché il braccio di Davidovic è attaccatissimo. Meno di così. Duda. Cabal prova a girare. Noslin, che lui si è visto poco. Christiansen manda su, è partito Zirkzee, veloce, duello con Magnani, che è bravo a passargli davanti, deve però concedere il calcio d'angolo. Sì, bravo, molto bravo qua Magnani a recuperare lo spazio che aveva perso, poi è costretto a mettere in calcio d'angolo. Continua la serata anche di Thiago Motta e Abisso. Batte Orsolini, 20 alla fine, nono corner per il Bologna, un giocatore dell'Hellas che è finito per terra intanto. Duda e Zirkzee si guardano, arriva Biochema richiamato da Camplone che vuole parlare. Duda peraltro è già ammonito. Si può andare. Parte Orsolini sul primo palo, Folorusso mette fuori. Christiansen di testa, Fabian prova a far girare la conclusione. Esterna. Sembrava anche ci fosse stata una deviazione in questo tiro di Fabian, ma ancora una volta con personalità ha provato il tiro a giro. Salto il Bologna e l'Hellas fa fatica. Christiansen veloce verso Zirkzee, che non si era accorto che probabilmente poteva anche girarsi. Adesso lo fa, zona tiro, Zirkzee schiaccia troppo. Sì, perché adesso il Bologna ha trovato anche lo spazio, no? Per andare a giocare, a far vedere le proprie qualità. Naturalmente poi lasciando tanto spazio a quel centravanti lì, qualcosa si crea sempre. In questo momento all'angolo della Sverona, che deve trovare il modo di uscirne e abbozzare un contrattacco. Serve una scintilla alla squadra di Baroni. Prova ad accenderla Mitrovic, chiuso da Lukumi, che poi preferisce andare direttamente in fallo laterale per non rischiare. E qua però è stato bravo Mitrovic, andare a puntare tre giocatori, ha provato anche a farla passare in mezzo alle gambe a Lukumi, che poi ha fermato bene il giocatore avversario. Ciacciua. Male Duda. Sì, anche la rimessa non benissimo. È la Sverona che ovviamente dal punto di vista mentale è stato colpito dal gol del 2-0, comprensibilmente. Magnani, uscito vincente dal primo contrasto, Duda. Ruleta, un giocatore che è sempre stato di qualità, poi Duda poi ha cambiato un pochino il suo percorso, diventando anche un pochino più solido e arretrando la sua posizione, ha iniziato al Malaga trequartista. C'è un giocatore comunque a cui è rimasta la qualità, ma forse con questo gioco è poco nel vivo del gioco, no? Potrebbe toccare molti più palloni Duda. Fuori gioco. Biochema. Orsolini. Prende un colpo. Adesso anche lui. Esatto. Arriva il fischio dell'arbitro. Questo è un intervento di Cabal. Questo invece lo scambio tra i due mediani, come sottolineavi tu giustamente Ale, non solo c'erano loro due dentro l'area di rigore, ma c'era anche Ferguson,
Bologna attacca veramente con tanti uomini. Ciò vuol dire che la difesa doveva per forza essere, non dico al limite dell'area, ma quasi, comunque già a ridosso degli attaccanti dei centrocampisti avversari. Dentro De Silvestri c'è il cambio. Ovazione per Lorenzo De Silvestri, doppio cambio per il Bologna, perché è uscito anche Posch. Entrano Lico Giannis e De Silvestri, ovviamente è diventato un simbolo di questa squadra, tanti anni qua. L'abbiamo visto anche nel riscaldamento durante l'intervallo, che era bello carico Lorenzo De Silvestri per entrare. Adesso vediamo come si mette il Bologna, se cambia qualcosa, non credo onestamente. Lico Giannis è venuto a giocare qui a sinistra con Doi, che invece è andato dall'altra parte. De Silvestri che è andato a mettersi il suo ruolo lì a destra. Fabian, altra giocata, poi Noslin prende il pallone. Sì, qua non aveva stoppato benissimo inizialmente, ha provato con la ruleta a migliorare la giocata, ma non è riuscito a tenerla sotto controllo. Duda allarga a sinistra, quello ruscio dentro l'area di rigore vicino a Noslin, e in zona anche Suslov. De Silvestri prova a spingere su Davidovic. Sì, forse del Verona pochi che provano la giocata, no? Anche quando sono lì a ridosso del limite. Picciacciua prova a mettere subito al centro, non era una brutta idea. Hai fatto bene a dirlo, Gabri, perché questa era un'ottima idea secondo me. Poi un po' verso il portiere, ma sicuramente meglio non riusciva a fare Ciana da quella posizione. Prendono l'abbraccio anche dei compagni Posch e Orsolini. Cambiato completamente il binario di destra. Tiago Motta. Lico Giannis che è venuto a girare a sinistra. De Silvestri che oggi tocca la presenza numero 92 con la maglia del Bologna, alla 429esima in Serie A. Suslov prova il tacco. Però bella l'idea di Serdar, farla passare questa palla. Bella l'idea di Serdar, bella anche la giocata di Suslov, che è veramente a sensazione l'unico che può provare, e spesso lo fa, a cambiare qualcosa in uno spartito che solitamente appare abbastanza classico, ma anche contestualizzato con il momento della partita per l'Hellas. Magnani fa partire il cross, zona De Silvestri che vince il duello, poi Fabian solo per un attimo. Cabal intercetta Fabian e mette in moto Ndoye, si allunga ancora la maglia di Ndoye, attenzione a Cabal che inevitabilmente prende il cartellino. Eh sì, ammonizione giustissima, anche perché Ndoye ormai aveva tagliato la strada al terzino. Bravo ancora Fabian a recuperarla e ad appoggiarla sull'esterno. Concentrato invece nell'intervento di poco fa Lorenzo De Silvestri. Verona peraltro insieme al Sassuolo una delle due squadre contro cui ha segnato due gol e fornito più assist in Serie A. Altre due modifiche per quanto riguarda il Bologna che sono in arrivo. Ebischer pronto a fare il suo ingresso, e anche Elazzuzzi che ha fatto gol la scorsa settimana, gol molto importante contro la Lazio, su errore però altrettanto evidente di Provedel.
lancio lungo verso Zirkzee. Magnani con calma. E poi Capal sbatte addosso Ondoi. Sensazione che adesso anche dal punto di vista fisico Verona possa concedere qualcosa e di conseguenza la qualità del Bologna venire fuori. Poi a proposito di qualità, Duda ne mette in mostra parecchia. Serdar. Zirkzee, stanco Serdar. Sì, un po' stanco adesso. Ha fatto comunque una buona partita lì in mezzo, Serdar. Sono curioso di vedere chi esce. Per posto a Debischer e il Lazzuzzi. Attacca Lellas. Palla irraggiungibile per Mitrovic. Non è complicata la chiusura da parte di Lukumi. Eccoli i cambi nel Bologna. Fuori Fabian. Dentro Ebischer. Doppio cambio in arrivo anche per quanto riguarda la Sverona. Tutti in piedi per Fabian. Meritati. Assolutamente meritati. Grande partita di questo ragazzo. Migliore in campo qui? Sì, assolutamente. Lui e i due mediani, a mio parere. Lui e Freuler penso abbiano fatto una grande gara. Fuori Fabian e Freuler, escono per l'appunto loro due. Terza e quarta sostituzione, mentre nel Verona sta per entrare Henry. Entra anche Carlson nel Bologna. Nell'Ellas Henry e Dani Silva. Cercare di cambiare un po' storia della partita. Fuori Noslin, che oggi non ha brillato ovviamente. Spinta evidente ai danni di Christiansen, che come dire, accetta con sportività. Ultimi 8 da giocare. Bologna è vicino al traguardo, ma non l'ha ancora tagliato. Verona dentro anche Dani Silva, ragazzo classe 2000, 23 anni, arrivato dal Vittoria Guimaraes. Verona ha pagato 1,5 milioni, centrocampista di piede destro. Ebischer, Carlson mette subito in mostra, palla poi lasciata lì, non lavorata benissimo da Elazzuzzi. Allora va in verticale la Sverona, irraggiungibile questa palla per Henry, però il concetto è questo. Ci sta, però sì, era giusta l'idea in questo caso verso Henry, che aveva tagliato anche bene, ma è stato sveglio Skoruski. E la Susi gira il marocchino, che oggi dà continuità dunque alle sue prestazioni. Intanto Lukumi addirittura va a fare il centravanti con Zirkzee. Ligoyannis che accompagna dall'altra parte. Carlson è fresco, doppio passo, cross almeno tentato nell'intenzione, calcio d'angolo. Bravo qua comunque andare sul destro Carlson a provare a mettere dentro questa palla, palla deviata, calcio d'angolo procurato. Grande parità anche di Lukumi. Sì, che si era sganciato con la voglia di andare a fare gol. Calcio d'angolo per il Verona, se non va, per, pardon, il Bologna, se non vado errato siamo andati in doppia cifra anche per i corner. La squadra di Thiago Motta. Parte il cross, sul primo palo mette fuori Henry. Christiansen ripropone. Carlson. Beukema, Ebischer, De Silvestri e la Susi.
Lukumi, Christiansen. Bologna adesso fa correre l'Elas. Ferguson, Lukumi. Palleggiano. Lukumi va morbido, testa da parte di Ciacua. E l'Elas finalmente riesce a riprendersi il pallone. Suslov non passa. Liko Yannis. La Susi Ebischer. Adesso Bologna ha preso in mano la partita, con grande personalità, qualità, non per nulla è lì davanti, qualche qualità per rimanere e giocarti il quarto posto devi sicuramente averla, lo sta dimostrando anche in questo momento. Skorupski, non la buttano, adesso va lungo il portiere polacco, testa di Magnani contro Serdar. Vinto il duello con il Susi, Harry si mette fronte alla porta, calcia con deviazione, angolo. Sì, bravo Harry, appena trovato un attimo di spazio ha provato il tiro, palla deviata oltre la traversa, coperta da Skorupski. Deve trovare il modo di uscire dalla sala d'attesa, Tomarri, problemi al ginocchio che si sono trascinati anche in questa stagione, ha giocato il 4% dei minuti del Verona, lacrime dopo il gol di Udine, ha fatto il Giro d'Italia. Calcio d'angolo per l'Hellas Verona. Skorupski gira a vuoto. Palla fuori. Eccola la chance per l'Hellas. E qua è riuscito a saltare in tempo. Harry, non era facile perché comunque gli ha dato fastidio a Skorupski. Però anche lui poteva magari metterci più forza su questa palla. Arriva un'altra modifica, finisce qui la partita di Foloruscio. Entra Lazovic. Campo per questi ultimi minuti. Un giocatore di spinta, un giocatore di tecnica. Zirkzee. Arriva prima, poi finisce per terra, Camplone lì, calcio di punizione per il Bologna. Bologna che ha vinto almeno 12 delle prime 25 gare di questo campionato in Serie A per la seconda volta negli ultimi 57 anni. Dopo il 2001-2002, stagione in cui trovò il successo anche alla 26esima giornata in ordine di tempo. Ebischer lancia verso De Silvestri, non riesce ad agganciare. E la Susi intercetta. Zirkzee ha agganciato, si gioca. Esterno di Zirkzee, controllo in area di rigore di Ebischer, anche da terra! Chiuso, calcio d'angolo. Che bella finta però comunque di Ebischer in quel caso, perché ha fatto comunque sedere il difensore. Qua, perfetto, intanto rubare palla, lasciare questa palla a Zirkzee, che la dà subito col tempo giusto. La stoppa anche bene, sterza qua Davidov, gli dà fastidio ed è fortunato perché poi permette rientro Magnani. Bravo anche Zirkzee a premiare. Sì. L'arrivo di Ebischer che era stato efficace nel recuperare il pallone in pressione alta. Calcio d'angolo interessante dentro l'area di rigore. Beukema non riesce a staccare. Occhio all'Hellas Verona che può andare. Adesso è il Bologna a essere scoperto. Ebischer arretra, Mitrovic accompagna Lazovic, prova la palla dentro, Harry, Skorupski l'ha presa! Che parata, che miracolo ragazzi di Skorupski, poi è stata anche deviata questa palla di Harry, dritta verso la porta, ma è bellissima intanto la ripartenza, bravo Mitrovic, tempo giusto, palla messa dietro di Lazovic, perfetta. Questa non è stata deviata, è veramente un vero miracolo questo. Questa è una grandissima parata di Skorupski, però Harry non può non spaccare la porta da là. Sì, deve fare, sì, sì, assolutamente deve fare gol, grande parata, ma lì Harry deve sicuramente far meglio. Con un braccio d'acciaio Lukas Skorupski,
anche con un altro rimpianto probabilmente in una stagione difficile per Tomari. Skorupski, ad un passo l'Hellas Verona dal gol del 2-1. C'è un finale ancora da vivere al Dall'Ara, anche se i minuti di recupero non saranno tanti, appena 3 che partono adesso. L'Hellas alla disperata in avanti, cercando una scintilla. Parte il cross verso Henry. Dani Silva attende il momento giusto, arriva adesso, l'apertura è interessante, il cross in area di rigore deviato regolarmente da De Silvestri. Aspettate, dice Camplone, che deve controllare il braccio di Lorenzo De Silvestri. Check finito, tutto buono. Magnani avanza, Henry sponda, Suslov per terra, c'è punizione. Vi ricordo che non c'è solo la Serie A ovviamente su DAZN, domani anche la Serie B live dalle 14 con la nostra zona Serie B, a guidarvi su tutti i campi a non perdere. E adesso il Dall'Ara canta perché il traguardo, per il Bologna è vicino. L'Hellas però non è d'accordo, palla che arriva in area di rigore con tanto orgoglio, come spesso abbiamo visto in questa stagione. Comunque l'Hellas Verona si avvia a chiudere la partita, l'Hellas che veniva da 2 pareggi consecutivi, adesso questo è lo scenario. Però a Bologna sono tutti con le lucine, tutti pronti a esultare, perché i gol di vantaggio sono 2, perché sta per partire l'ultimo giro di orologio e perché il Bologna sta per prendersi il 4º posto in solitaria, in attesa chiaramente dell'Atalanta che giocherà domenica contro il Milan e ha anche un'altra partita da recuperare, quella contro l'Inter. De Silvestri, la pressione di Lazovic, ma mancano 30 secondi. Fabian e Freuler, il fattore F del Bologna. Adesso si aspetta solo il fischio di Camplone. Suslov e Lazusi, palla, 93 che stanno per scadere, Ferguson chiude addirittura attaccando il Bologna, ma non c'è più tempo, tutti nel tunnel, dice Camplone, arriva la 5ª vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta, il Bologna si prende momentaneamente il 4º posto in classifica in solitaria. Non si svegliano neanche stanotte, continuano a sognare. 2-0 per il Bologna, decidono Fabian e Freuler. Cade un Hellas Verona che ha fatto quello che poteva, ma il Bologna è in forma smagliante e per l'Europa c'è e come. Premium Sport.